Partendo da zero, per quanto riguarda l'allenamento a casa, il mio suggerimento è di partire con la classica panca con reggi, panca con schienale reclinabile, e che permette per l'appunto di fare tantissimi esercizi, di essere molto versatile e quindi permette di fare tanti movimenti per la parte alta e non solo. Dopodiché aggiungere due manubri, che possono essere questi, di quelli classici dove appunto aggiungo e tolgo i dischi, e ovviamente un bilanciere classico e normale, più o meno lungo a seconda di quali movimenti devo fare. Quindi ovviamente quello un po' più lungo mi permette magari di allenare in maniera più importante petto e schiena, però anche il petto, poi se non ho il regge bilanciere comunque non ha importanza, quindi nel dubbio, oltre alla panca e ai manubri visti prima, posso optare per un bilanciere come questo qua, classico, un po' più corto, con il quale vado a colpire spalle, tricipiti e bicipiti. Quindi se parto da zero, questo è proprio il kit, oltre anche l'eventuale elastico, che comunque ha un costo irrisorio, tipo quello rosso, che comunque permette di fare tanti movimenti in più, è veramente il kit di base più economico possibile per partire e fare tutto. Quindi elastico, che è ottimo anche per fare alcuni movimenti per la postura se ne ho bisogno, e per aggiungere tanti altri esercizi che non sembrano ma sono molto efficaci, bilanciere da 120 cm più o meno, stando poi attenti a diametro di bilanciere, dischi e quant'altro, manubri, ripeto, poi bene o male una volta che il diametro è lo stesso, e non c'è differenza fra una coppia di manubri e l'altra, quindi alla fine la qualità è sempre la stessa, e la panca per l'appunto è molto comoda, quando poi non la utilizzo la posso mettere in verticale, occupa veramente poco spazio, con lo schienale reclinabile mi permette di fare tanti esercizi in più, quindi questo è un po' il kit essenziale, striminzito per partire da zero, che è il giusto equilibrio fra risultati, costo e spazio che mi occupa. Anche la panca, ripeto, quando poi non la utilizzo la metto in verticale, occupa pochissimo spazio. Panca, manubri, bilanciere elastico, sono a posto, posso fare tutto in poco spazio. Poi più avanti, come spiegato in tanti altri video, posso aggiungere altre cose, però di base io partirei con questa attrezzatura, con un investimento che è il giusto rapporto qualità-prezzo. Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.